torna il successo esterno. Dopo l'ultimo di Monopoli, era dicembre, un Pescara che ha sofferto all'inizio, però poi ha fatto una buona partita. Sì, ha fatto una buona partita, ancora non è il Pescara che vuole vedere il mister, però ha fatto una buona partita. Abbiamo rivisto un po' di giocatori che si erano un pochettino persi, perché io credo che oggi, perlomeno per quello che ho visto io, Luca Palmieri abbia fatto una partita molto molto buona, Rafià secondo me sopra tutti, perché ha una qualità che credo non c'entri nulla in questo campionato. Ha dimostrato che può fare la mezzala. Ma credo che Rafià in questo campionato possa fare veramente tutto, forse può giocare anche al posto di Plizzari. Addirittura. Ma è un giocatore di una categoria superiore, minimo. Presidente, tre punti importantissimi in attesa di vedere come andrà la partita del Foggia ad Avellino, perché ora l'obiettivo deve essere il terzo posto. Ma sì, noi dobbiamo fare la nostra partita sempre, poi quando saremo alla fine vedremo dove ci troviamo, se il Pescara gioca e comincia a giocare un po' di più, perché poi credo che il mister non sia proprio contentissimo, in quanto magari abbiamo cominciato a buttare la palla e lui non vuole questo. Se il Pescara gioca palla a terra, io credo che se la può giocare con tutti. Lo chiederemo chiaramente a Zeman, ma le anticipo la domanda: si aspettava Lescano fuori dopo aver segnato due gol la partita scorsa, entra e decide anche questa? Ma ci sono tre partite adesso, quindi il mister vuole vedere tutti, perché chiaramente è arrivato da 10 giorni e non li conosce tutti, quindi è giusto che faccia, credo che l'abbia detto anche in maniera molto chiara, lui vuole preparare al meglio questi ragazzi per i playoff, e quindi è giusto che provi a vedere un po' tutti quelli che ha a disposizione, che sono tutti quanti bravi. In quest'ottica anche l'inserimento di Germinario e non di Aloy? Ma sì, probabilmente in settimana ha visto bene il ragazzo, l'ha fatto entrare, e credo che abbia fatto anche bene, anche molto bene Germinario, molto bene Messi che là dietro, grande tranquillità, ma tutti quanti, Crescenzi, hanno fatto tutti quanti molto bene. Poi è chiaro che non vincevi da fuori casa da tanto tempo, magari a un certo punto ti prende anche la paura di non portare a casa il risultato, cominci a tirare quelle palle lunghe che il mister non vuole. Contro una difesa tra le migliori del campionato, quella della Gelbison, comunque il Pescara ha realizzato due reti, non ha tirato molto in porta, però ha realizzato due reti e ha portato a casa tre punti importanti. È perché forse ancora, soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto diverse palle nell'area di rigore, cerchiamo di entrarci sempre col pallone dentro, però credo che con un po' di tempo vedremo il vero Pescara. Vi chiedo due cose prima di una domanda da studio. La prima, questa volta si può dire con il sorriso, perché è successo la stessa cosa di domenica scorsa, nel senso che l'arbitro aveva indicato il dischetto, domenica scorsa aveva indicato il gol e poi dopo un secondo ha cambiato idea. Questi siamo, questi sono gli arbitri, per cui bisogna accettare le loro decisioni, possono sbagliare come sbagliano i giocatori in campo, come sbagliamo noi. Presidente, c'è stato ieri sera uno striscione esposto allo stadio Adriatico, obiettivo lei e il DS dell'Icardi da parte della tifoseria? Ma la tifoseria fa la tifoseria, fa gli striscioni, scrive, urla, manda all'altro paese. Fra un po' gli faccio uno striscione alla tifoseria, dove invito a trovare loro una persona che si vuole accollare questo fardello, visto che facciamo business, visto che lucriamo, non so su chi, perché a questo punto mi devono spiegare su chi dovrei lucrare, visto che facciamo 10.000 euro di incasso allo stadio, non so da chi dobbiamo lucrare, però a questo punto trovassero loro una persona, io mi faccio da parte tranquillamente, chiaramente una persona che valga, perché le persone così se ne trovano tante. Le do l'auricolare per la domanda di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi da studio. Il presidente all'auricolare vi ascolta. Sì, salutiamo il presidente Sebastiani. Domanda di Fabio Ferraresi, naturalmente, il nostro ospite. Ciao presidente, no, io preferisco farla a te. Ciao, la domanda Fabio. Perché se la faccio al mister, secondo me si incazza. Come mai ha tolto delle monache che mancavano ancora 10 minuti alla fine del primo tempo? Ti ha detto qualcosa? No, non mi ha detto nulla, però credo di aver intuito che, cioè, queste cose il mister non le fa di solito. Se l'ha fatto, evidentemente il ragazzo non stava facendo quello che gli aveva chiesto. Quindi, ma queste sono cose che servono per crescere i ragazzi, per capire quello che vuole il mister, perché quando tu prendi un allenatore come lui, o lo segui, e lo segui non solo noi come società, ma lo devono seguire soprattutto i ragazzi in campo, oppure giochiamo come non vuole giocare lui, quindi evidentemente, credo io, evidentemente gli aveva chiesto qualcosa che non stava facendo e ha preferito mettere Colai, che
Anche perché abbiamo, io oggi, scusatemi, ma io oggi nel sentire le formazioni delle squadre, nel sentire la nostra e la panchina della nostra, noi potevamo giocare due partite tranquillamente in questo campionato, di due squadre che avrebbero fatto sicuramente bene come sta facendo il Pescara quest'anno. No, anche perché volevo dire, insomma, Massimo? Anche perché volevo dire, non mi pare che il tridente sia stato irreprensibile nel primo tempo, no? Cioè, quindi anche Merola e Vergani, insomma, oggi Merola sottotono. Sì, ma non sono robot, Massimo, tu lo sai, segui il calcio, hai giocato a calcio, quindi sai che ci possono stare delle partite dove magari non fai benissimo e il mister è lì per questo, poi la fortuna di avere in panchina giocatori che comunque ti possono aiutare, quindi se non va qualcuno andranno gli altri e oggi si è visto che noi abbiamo comunque una grande panchina. Perfetto, grazie. Non so se ci sono altre domande, Massimo, Fabio, così liberiamo il presidente. No, ecco, volevo un attimo proprio approfittare della presenza del presidente, perché ieri c'è stata una bellissima festa, no? Credo che sia un riconoscimento doveroso per Gigi Gramenzi, 35 anni fedelissimo al Pescara da parte delle donne biancazzurre, che naturalmente mi sento di ringraziare. Mi accollo al tuo ringraziamento. Io li ho ringraziati ieri di persona perché sono passato per un saluto da loro. Gigi merita tutto questo perché è un ragazzo che ha sempre dato tutto quello che ha per il Pescara e continua a farlo. Io con Gigi siamo andati a scuola insieme, quindi lo conosco da tanto tempo, per cui so che è una persona, è un professionista, una persona capace, una persona che il Pescara ce l'ha nel sangue, quindi è giusto il riconoscimento.